Ferro azzurro ama Anacot acciaio. Anacot acciaio. 10.000 Anacot a 46 e fammi sapere come aprono le opzioni. Mister Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche. Su RTP. Le spazzasoldi vanno e vengono con ogni mercato al rialzo. I sistematici seri superano ogni ribasso. Buona giornata e buon lunedì a tutti i radioascoltatori. Sono le 10 in punto ed eccoci con Mister Trend, lo spazio di economia e finanza del lunedì mattina su Radio Ticino. Mister Trend, buongiorno, ben trovato. Buongiorno Simona, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e buongiorno anche al nostro ospite che dal mare, possiamo dire che dal mare, intanto diciamo abbiamo ospiti da Londra, ma mi sa che oggi siamo dal mare, che non è dal mare un paese. Buongiorno a Daniele Bernardi. Buongiorno Gino, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Beh, giusto, sei a Venezia, quindi sì, ragazzi, più al mare di voi, chi è che no? Non dire che sei in spiaggia in bermudino sotto l'ombrellone, però, perché altrimenti mi arrabbio. No, purtroppo oggi siamo in ufficio a lavorare. Ah, ok, ok. Quindi di solito vogliamo sempre fare puntate di educazione finanziaria con i nostri ospiti. Direi che però quella di oggi con quando invitiamo Daniele Bernardi, grande capo di Diamond SCF, quindi il CEO di Diamond SCF, qui forse è veramente educazione finanziaria e forse uno degli intenti di Daniele Bernardi, oltre a fare business con le sue attività, è veramente quella di cercare di fare educazione. Mi metti un mi piace su quello che ho detto, Daniele? Sì, assolutamente. È una vocazione che noi abbiamo da tanti anni, che perseguiamo con l'evento Quant, che ormai ha fatto il dodicesimo anno, con la rivista Investor per, sì, vero. Sì, per diffondere la cultura finanziaria, perché noi il nostro motto è innoviamo la finanza con passione, e abbiamo scoperto nel tempo che per innovare bisogna anche educare, perché altrimenti la gente non capisce quello che fai, e se non capisce quello che fai non compra quello che fai, no? Vero, e bello. Quindi è un'equazione necessaria per se si vuole innovare, no? Bisogna anche spiegare in cosa consiste quello di nuovo che si sta portando. Beh, diciamo, piuttosto che fare allora a questo punto la pura pubblicità, non me ne vogliono le società di comunicazione, cioè la pura pubblicità reclamizzando, ecco, il nome del prodotto, il nome dell'azienda, diciamo, in quello che è la pubblicità che uno fa come azienda inserisce anche una fetta che è l'educazione, per cui direi che sì, anche perché in Italia però poi forse ce n'è bisogno. Sì, in Italia sta crescendo, soprattutto tra gli addetti ai lavori, noto veramente una crescita della comprensione e della conoscenza degli strumenti finanziari, però sì, c'è ancora bisogno, perché a Londra un panettiere sa benissimo che fondo pensione scegliere. In Italia, ahimè, non ci preoccupiamo ancora di che fondo pensione, cioè che dobbiamo avere un fondo pensione di supporto alla pensione che avremo in futuro, forse. Per cui allora mi sa che possiamo, allora dovremmo fare, mi sa, poco mare, e qui c'è da stare tanto a lavorare per fare tanta formazione. Vabbè, troveremo qualche soluzione anche per le vacanze estive. Il tema di oggi, ecco, abbiamo messo un po' un, così, dicevo, è forse una domanda filosofica, quella che era la domanda che volevo rivolgerti, ed è questo confronto tra una gestione attiva dei risparmi o una gestione passiva dei risparmi, in inglese un market timing oppure un buy and hold. Sì. Una piccola premessa e poi vediamo di addentrarci in queste due filosofie, diciamo le filosofie oppure approcci diversi nel come gestire risparmi o investimenti. Certo. Beh, allora, io quando sono entrato nel 99 nei mercati finanziari, tutti professavano il buy and hold, ma perché poi venivamo da un ventennio di mercati che salivano sempre sostanzialmente, a parte piccole correzioni come l'87, 98, ma i mercati alla fine salivano sempre, e quindi far meglio di un mercato che sale sempre è molto difficile. E quindi tutti professavano il buy and hold e dicevano che il timing non funzionava e così dicendo. Poi dopo la prima crisi del 2000-2003 qualcuno è cominciato a cambiare idea, e dopo la crisi del 2008
l'evidenza che era meglio gestire attivamente i propri asset era palese, no? E quindi il buy and hold va bene nel lunghissimo termine, ma se io ho bisogno dei soldi o potrò aver bisogno dei soldi tra qualche anno, ovviamente non so cosa succederà ai mercati finanziari tra qualche anno, è meglio magari perdere qualche punto percentuale di rendimento atteso, ma avere la sicurezza di non trovarsi con meno 50% di perdita, no? Come è successo nel 2008. Mi dai gentilmente una spiegazione tradotta poi in italiano e cosa si intende per buy and hold? Qui. Buy and hold è compra e tieni, cioè significa io acquisto un fondo, un titolo azionario, un ETF, qualcosa, sì. E lo tengo senza mai modificare la mia scelta strategica iniziale, no? Perfetto, mentre se io faccio una gestione diciamo più attiva di market timing, a questo punto vuol dire? Allora, market timing significa invece di una allocazione strategica di lungo periodo, vuol dire fare un'allocazione tattica di breve, per sì. cui io rimango dentro un asset classe, cioè un mercato di azionario, un settore, che sia sì. l'Italia, l'America, quello che ho scelto, o un mix di questi, però fin tanto che c'è un trend chiaro specifico, nel momento in cui non c'è più un trend chiaro specifico, io per non saper né leggere né scrivere, come si dice, sta. Tanto tolgo i soldi, no? Perché la logica è, sui mercati finanziari ci sarà sempre tempo per guadagnare, ma una volta che ho perso il 50%, significa che devo fare il 100% per ritornare ai miei valori iniziali, no? E quindi quella prima cosa, il primo obiettivo di chi fa market timing è evitare le grosse perdite. Ecco, a questo punto la prima differenza, poi andiamo salendo anche con poi domande magari anche meno così, meno political correct, ma ci può essere una differenza dove a questo punto io da inesperto mi diventa semplice fare un buy and hold, quindi compro e tengo, e se invece voglio fare un market timing devo comunque avere una strategia che mi dice quando entrare e quando uscire sui mercati? Cioè potrebbe essere una differenza che chi ha più esperienza può puntare sul market timing, chi non ha esperienza, fra virgolette, passami il termine, è costretto a fare un buy and hold, cioè compra e tieni, perché tanto non saprei come fare diversamente. No, allora il problema vero sì. è che, come dice l'amico il professor Bertelli, che la performance dei nostri portafogli non la fanno i mercati ma la fanno i nostri comportamenti. Okay. Il problema vero è che noi volenti o nolenti agiamo sul mercato e facciamo market timing, perché il momento di acquisto, il momento di vendita, seppur di buy and hold, cioè che io scelgo di tenerla per 5 anni, il momento di acquisto e il momento di vendita determinano la performance che io tengo, perché se io acquisto nel 2007 e tengo fino al 2017 10 anni, no? Ho una performance sicuramente diversa di quella di aver acquistato nel 1998 e venduto nel 2008, no? Chiaro. Ai minimi magari del mercato. E quindi si è soggetti sia che si voglia che non si voglia, comunque all'effetto tempo, da una parte, che il tempo in teoria sui mercati finanziari dovrebbe sempre dare un valore aggiunto, e purtroppo non sempre lo dà quando le volatilità sono così alte come i mercati azionari. Il problema è che la gente spesso fa market timing senza saperlo, perché si fa prendere dal panico o si fa prendere dall'avidità, in ugual misura si possono creare danni, e quindi si agisce non sulla base di qualche regola scritta e seguita, ma sull'emotività. Fare scelte legate all'emotività è quasi certo che porta a perdere soldi nel tempo. Ecco, allora a questo punto qui già iniziamo ad avere un attimo di chiarezza. Io una frase che mi ero appuntato quando avevamo così deciso di toccare questo tema era
ci può essere un'altra caratteristica del risparmiatore che magari parte con l'approccio del market timing e poi nel momento in cui si trova a, il mercato contro, quindi inizia ad avere delle perdite, lo trasforma in una strategia buy and hold, vabbè, tengo, prima o poi salirà? Questo è comunissimo e infatti porta spesso a errori molto gravi, soprattutto se parliamo di titoli azionari più che di fondi o ETF, perché i fondi, sì, ETF sono rappresentativi più o meno di un indice, cioè un'alta diversificazione all'interno, okay, quindi a meno che non ho proprio investito su un fondo settoriale molto specifico, particolare, sì, sì, come è stato internet nel 2000 o ahimè come è stato le banche nel 2010 in poi, no? Sì, sì. Difficilmente ho grosse perdite, mentre se compro un titolo azionario e questo incomincia a perdere e io non mi chiedo perché, rischio di trovarmi con un titolo che nella peggiore delle ipotesi va in default o nella migliore delle ipotesi, per carità, può recuperare, ma può anche essere che vada a dei valori talmente bassi che poi il recupero diventa impossibile, no? Chiaro. E adesso, quindi la domanda giusta che io dico sempre agli investitori che dovrebbero porsi ogni giorno è: se non avessi investito in questo titolo prima e adesso stessi perdendo soldi, oggi investirei su questo titolo o investirei su un altro titolo? Perché al di là della perdita subita, rimanere cocciuti sul titolo che si è comprato a tutti i costi può rappresentare quello che dicevo prima, cioè il fallimento dell'investimento. Mentre se io cambio cavallo e scelgo un titolo più performante che mi convince di più, è più facile che recuperi i miei soldi o comunque non aggravi le perdite fatte, no? Quindi se il titolo che io ho comprato so per certo, perché conosco l'amministratore delegato, perché studio i bilanci, conosco bene la società, so per certo che il mercato si sbaglia, oppure è molto più probabile che il mercato abbia ragione e abbia fatto perdere il titolo e io abbia sbagliato, è meglio correre ai ripari. Adesso prendila quasi come un complimento. Adesso sto guardando Simona che è qui in studio con me. I nostri ospiti, io direi al 99%, sono anziano e qualcosa mi dimentico, su certi temi stanno dicendo sempre la stessa cosa. Cioè è un argomento questo qua del, attenzione, se stiamo sbagliando la domanda è: ma se questo continua a scendere sarà vero che costa meno e quindi faccio l'affare o costa poco perché non vale? Certo. Adesso probabilmente, adesso non so, io non so chi adesso, passami la battuta, io non so chi è che organizza il Festival Bar, non so neanche se c'è ancora il Festival Bar, non c'è più, mi fanno segno. No. Vabbè, ci sarà qualche concerto, qualcosa di simile, allora adesso bisogna prendere questi argomenti, probabilmente, ecco, prima di un concerto andiamo a dirli, perché secondo me sono veramente la base ormai. Ecco, è vero che forse mi scelgo anche gli ospiti, mi scelgo ospiti, passatemi il termine, capaci, ok? Però comunque hanno un filo conduttore tutti nel dire questo tema lo trattano tutti nello stesso modo. Cioè, se c'è qualcosa che non sta andando, probabilmente ho sbagliato e devo cambiare scelta. Per cui a questo punto facciamoci un format, non so, facciamolo, non so, chiamiamo Gabbani, ci mettiamo a ballare la canzone di Gabbani e intanto diciamo queste cose qua, Daniele. Organizziamola, vediamo un po' di organizzare. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Ecco, per chi sta ascoltando poi sul sito di Mr. Trend, l'ho fatta girare poi anche sui social, ho rubato un'immagine dal sito di diaman.it che in effetti ha tutte le percentuali di quelle che sono quanto devo recuperare con i miei soldi nel momento in cui ho delle perdite. Io prendo, sì, il peggio, allora partiamo dal 50% che è quello forse più matematico, se perdiamo il 50% dobbiamo fare il 100%, sì, da 200 perdo il 50% arrivo al 100, per tornare a 200 devo fare il 100%, ma attenzione che se per caso su il nostro investimento stiamo perdendo, andiamo al punto più estremo dell'esempio, l'80% vuol dire che devo fare il 400% per recuperare quel capitale. Questo forse, sì, è quello. E purtroppo sembra un valore assurdo l'80% di perdita, ma ti faccio un nome a caso, scusa se ti interrompo, né? Tanto il prof lo faresti anche te e viene fuori sempre lo stesso nome. Magari, non so, Monte Paschi di Siena, per dire, no? Pensavi, sì, no, a quello? Io non volevo far nomi, però il concetto purtroppo è che tante banche, pur blasonate, pur con dei patrimoni incredibili,
hanno subito delle perdite in conto capitale così elevato, e non le hanno perse perché il mercato è brutto e cattivo, l'hanno perso perché si sono trovati in difficoltà e adesso il loro valore reale è un decimo del valore che si stimava qualche anno fa, e questo significa che io, se sono stato cocciutamente dentro uno di questi titoli, mi trovo a dover fare delle performance improponibili o quantomeno improponibili nel breve termine, no? E quindi quello è un grafico che dovrebbero stamparsi tutti, avere tutti sulla scrivania, come dice sempre il mio commerciale, il direttore commerciale Varola, a tutti gli dice: stampatevi questo grafico, mettetelo sulla scrivania, perché ricordarvi di cercare di perdere il meno possibile. Forse ecco questo poi è il motivo per cui mi fa piacere che dici, ecco, che Daniele dice che comunque gli addetti ai lavori sono molto più formati rispetto al passato, ma perché è un addetto al lavoro che forse ti deve dare, tolgo il forse, che ti deve dare quelle che potrebbero essere delle strategie sui tuoi investimenti. Cioè, se io nella vita, non so, io faccio il contadino e coltivo delle fragole, adesso sinceramente di capire quali sono i momenti di mercato per entrare o i momenti di mercato per quali uscire, magari lo so un po' meno. Poi se mi chiedi le fragole, se è meglio mangiare con la panna o con il limone o con lo zucchero, forse è il mio mestiere, però per no, allora, sicuramente, infatti l'educazione finanziaria, il primo step, che però non dice nessuno, il primo step è spiegare alle persone che è importante avere un consulente finanziario. Sì. Perché dopo uno può, per cultura finanziaria personale, migliorare, informarsi, capire, però avere la presunzione di saperne di più del mercato è un errore purtroppo che fanno in tanti e che si paga caro. Io conosco dei trader che lo fanno di professione e vivono, no? Ho anche mio cugino che qui sta facendo il trader di professione, però tutti prima di diventare dei trader che guadagnano sono passati per essere dei trader che perdevano soldi. Poi se erano abbastanza robusti da perdere soldi ma averne ancora per poter mettere a frutto gli errori, allora un po' alla volta sono diventati dei trader che lo possono fare come professione, ma altrimenti, e questi rappresentano il 3%, 4% dei trader che sono sul mercato, altrimenti il fai da te spesso con la spannometrica, cioè con l'emotività, porta a danni, e quindi la prima cosa da fare, che è una condizione necessaria, non sufficiente ma necessaria, è quella di trovare un bravo consulente finanziario che dà una mano nella pianificazione, nel capire quali sono gli investimenti che posso fare per ridurre i rischi e ridurre le perdite. Ecco, adesso poi sicuramente se riesco poi anche prima dell'estate, eventualmente ti disturbo ancora, anche perché sono tirato fuori la parola rischio, però due parole volevo dirlo. In effetti, quando tu poi, ecco, spieghi questa differenza fra le due strategie, e l'hai detto anche inizio puntata, però forse è bene riprenderlo, non guardiamo la performance assoluta, perché molte volte poi di fianco alla performance c'è sempre questo valore di rischio che forse veramente andrebbe spiegato meglio, che sono, uno guarda forse sempre solo il numero dell'incremento percentuale. Adesso io non vorrei arrivare, come diceva il buon Cuccia, che le azioni non si contano ma si pesano, lì forse mi sembrava un po' troppo, però forse è una frase, ecco, per quelli non più giovanissimi. Però a fianco della performance c'è questo valore di rischio, cioè come ho fatto o quanto ho rischiato per raggiungere quel valore. Certo. Ecco, voi adesso sul concetto di rischio e sul discorso di dire ho una gestione attiva per ridurre il rischio, vi impegnate molto e avete molto lavorato su quello. Sì, guarda, all'IT Forum il professor Bertelli in un intervento ha fatto un esempio molto, molto bello e molto semplice da capire. Cioè, ci sono due fattori di rischio, la volatilità e il drawdown, cioè la perdita massima, no? Sì. Allora, dice, la volatilità è ciaffoni, carezze, ciaffoni, carezze, ciaffoni, carezze, no? Questa è la volatilità. Il drawdown invece è ceffoni, 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 calcioni, spintoni, pugni. È la guerra allora. Calcioni, no? Che alla fine dici, ma questa non è volatilità. Infatti non è volatilità, è drawdown, no? Cioè, quindi drawdown vuol dire perdita del capitale. E la drawdown vuol dire, esatto, quando
il mercato incomincia ad andare male, come è stato il 2008, come è stato il 2011 o il 2000-2003, per capirci, in cui incomincia a esserci un trend realmente negativo, che è sequenziale, mese dopo mese i mercati perdono, e quindi quello non è più volatilità, ma diventa appunto un rischio forte per il nostro patrimonio, perché rischiamo, se siamo molto esposti al mercato azionario, di perdere tanto, no? E è lì che dobbiamo intervenire con dei metodi rigorosi, altrimenti ci troviamo a subire quello che fa il mercato, e se il mercato, faccio una metafora, si butta dalla finestra, siamo costretti a buttarci dalla finestra anche noi, no? Chiaro, questo dobbiamo evitarlo. Ecco, una cosa, forse un'altra informazione che dobbiamo dare, che forse serve per dare formazione ed evitare che il risparmiatore venga abbagliato da strategie o la vendita di strategie che non funzionano. Sì. Nel momento in cui io seguo una strategia, una gestione attiva, quindi un market timing, nel mio così, percorso di operazioni ho delle operazioni in perdita, giusto? Dobbiamo dire, sì, che può capitare che ho delle operazioni in perdita. Stiamo attenti, mi piace poi la tua frase. C'era qualcuno che non sbagliava mai, né? Che fine ha fatto questa persona che non sbagliava mai le operazioni? Sì, l'unico che non sbagliava mai, dico, gli hanno dato 150 anni di galera, no? Che... Attenzione, ecco, questo vuol dire quindi che, cioè, nel momento in cui un professionista, una società di consulenza, attua la politica di una gestione attiva, attenzione, non è detto che tutte le operazioni sono corrette. Correggimi, ed è il motivo forse per cui poi esiste una diversificazione anche, giusto? Sì, assolutamente, però il concetto è questo: noi storicamente abbiamo mediamente il 58% di successi su base settimanale, vuol dire che 58 settimane su 100 abbiamo ragione e 42% invece siamo dei cretini, no? Come concetto, quindi se io guardo solo il 42% delle volte, dico, questi non sono capaci a fare il loro lavoro, no? Ma è come una roulette, perché il casino vince perché c'è lo zero, no? Quindi è una volta su 36, cioè 37 volte vince e 36 volte perde, quella volta in più nel tempo fa guadagnare sempre il casino, no? E allora anche le gestioni di timing, se io le lascio lavorare, no, vincere l'8% in più rispetto alle perdite nel tempo porta a guadagnare molto di più, con un grosso vantaggio che io chiudendo sempre le posizioni ogni volta che il mercato comincia ad andare male non mi troverò mai a perdere il 50%. Noi abbiamo una gestione che fa market timing partita nel 2002, che ha la massima perdita di periodo, cioè il cliente più sfortunato ha perso l'11%, no? Pur avendo dato un rendimento similare a quello del mercato azionario. Quindi un cliente ha, diciamo, un rendimento simile a quello che potrebbe aver avuto con buy and hold, ma con un rischio del portafoglio di un quinto, di un quarto rispetto al rischio reale del buy and hold, cioè del compra e tieni. Quindi io preferisco magari non guadagnare quello che fa il mercato azionario, ma non trovarmi che quando mi servono i soldi il mio portafoglio si è dimezzato, no? Chiaro. Ma trovarmi che nella peggiore delle ipotesi il mio portafoglio è si cresciuto, poi a un certo punto ha perso un 10%, 11% di quello che era il mio patrimonio iniziale, no? E questo ha un valore che la gente spesso non considera. I detrattori del market timing guardano la performance assoluta, no? Ma i clienti e giustamente i consulenti più capaci guardano al rischio rendimento, cioè al rapporto che io do di rendimento corretto per il rischio che ho fatto assumere il mio cliente. Anche perché quando si fanno queste analisi o si portano in giro risultati che uno parametra il mercato, molte volte magari c'è la fortuna che il mercato ha fatto il minimo il 31 di dicembre e dal 1 di gennaio è partito, certo. Ma il cliente non sono entrati tutti il 1 di gennaio, ok? Certo. Per chi, diciamo, per chi come Mr. Trend ha vissuto 86-87 nei fondi comuni e poi gli anni dopo, 86 andavano su con delle percentuali assurde, poi è crollato il mercato dei fondi,
ma negli anni successivi a questo punto diceva non fate grafici con performance a 5 anni, nel 92 fate grafici con performance a 3 anni, e a questo punto sembrava che era tutto oro quello che luccicava, cioè poi state attenti perché poi è questo il discorso, cioè, chi puoi fa è un attimo modificare, se io non sono esperto non sto a vedere perché mi fai vedere un grafico di 2 anni piuttosto che di 4 o di 3, se invece ho un'analisi un po' più oggettiva di quelle che sono le situazioni, dicendo, come diceva adesso Daniele, dice, ci sono momenti in cui cala ma ti faccio perdere meno, vuol dire che comunque hai chance migliori nel momento in cui riparte, ecco, quindi... Sì, sì, e non devo fare il 100% per recuperare la perdita che ho avuto. Assolutamente, ecco, questo senz'altro. Direi che volevamo toccare un altro argomento forse con Daniele, ma direi che mi sembrava giusto forse dedicare un po' più di tempo a questa strategia, a questo modo di comportarsi sui mercati, a questo approccio, perché penso che sia una delle basi, forse prima di capire se è meglio posizionarci sul mercato, non so, dico statunitense piuttosto che quello dei paesi emergenti, forse è meglio prima capire come ci si approccia al mercato. Quando ho fatte mie certe considerazioni, certe basi, poi a quel punto forse ecco, salgo il gradino e vado a capire a quel punto su quale mercato devo posizionarci. Per cui abbiamo ecco, approfondito molto e ci siamo. Mi sa che ti faccio andare in ferie un po' più tardi, un lunedì, mi sa che devi perderlo ancora in ufficio e ti richiamiamo magari prima di agosto così affrontiamo magari gli altri temi. Ecco. Ma volentieri, più che volentieri. Ringrazio Daniele Bernardi, lo saluto, ecco se vuole farsi un'ombra anche a nostro favore lì a Venezia va benissimo e noi mettiamo un mi piace. Assolutamente. Beh, ma ti aspetto per un cicchetto. Mi sa che dobbiamo passare a venire a trovarti, sì, mi sa che prima o poi facciamo un girettino e veniamo a trovarti. Così. Sì, devi. Ci deve. Grazie. Beh, mille, anche, buona anche settimana. Anche all'evento quanto il prossimo anno che sarà l'1-2 marzo. Sì, mi sa che lì devo sbarrare, devo per forza sbarrare adesso. No, segnatelo anche perché probabilmente ti do una chicca anche se porta sfiga dalle in anticipo. No, ma non ci piace. Probabilmente viene John Hull, che è il padre delle teorie delle opzioni, del pricing delle opzioni, quindi sarebbe un bel colpo per noi. E allora già mettiamo in agenda, e mettiamo un ci piace, siamo social, mettiamo un ci piace. Grazie mille, buona settimana Daniele Bernardi. Grazie a te, Gino, grazie a tutti i radioascoltatori. Tanta carne al fuoco, ma molto interessante, Mr. Trend. Sì, forse ecco, è quasi come se siamo un po' ritornati a come faccio a camminare, forse. Giusto. Perché forse ecco, l'ultima frase che ho detto, ecco, nonostante sia lunedì, mi sembra quasi una frase intelligente, qui stiamo imparando, ecco, qui non è il meglio mercato statunitense, adesso dicevo prima, ecco, mercato azionario americano, mercato azionario in paesi emergenti, reddito fisso, meglio dollaro o meglio, non so, yen. È già un passo oltre quello. In effetti quello che ci ha spiegato, direi, siamo fortunati, cerchiamo bene gli ospiti, sono sempre chiari, sono precisi. Siamo bravi. Non si mettono d'accordo prima. Non si mettono d'accordo prima perché sicuramente la maggior parte si conosce, però adesso non è che dicono tu vai da Mr. Trend e cosa dici, io cosa dico. No, dicono quello che pensano. E questo è veramente, è forse la base prima, è le fondamenta per poi costruire la casa. Sì. Perché poi la casa la posso costruire, mai posso cambiare perché cambio arredamento oppure butto giù una finestra e metto un'altra, non lo so, però le fondamenta sono quelle. E probabilmente ecco, questa di oggi è veramente una puntata sulle fondamenta di come dobbiamo gestire i risparmi. Hai ragione, dobbiamo affidarci a qualcuno. Forse... siamo stati un po' scottati, abbiamo paura un po' tipo dell'acqua, stati scottati con l'acqua calda e allora abbiamo paura dell'acqua. E su questo io ti darei ragione, Mr. Sì. Trend. C'è anche un'altra questione, secondo me, che c'è ancora nell'opinione ordinaria un po' di tutti, che quando ho dei soldi da gestire vado in banca e cerco di capire che cosa fare. È come un po' un punto di riferimento ancora, nonostante i vari cambiamenti, nonostante le varie crisi. Probabilmente trovare un qualcuno che ci orienti dal punto di vista finanziario, un trader piuttosto che qualcun altro, non è ancora così semplice e vicino. Sì, io forse si sa, molte volte ho sparato contro diciamo banche o chi dava consigli in banca. Provo questa volta però invece a difenderli. Se io metto un operatore in banca a fare consulenza, ma non l'ho formato, esatto. Attenzione, non formato internamente alla banca. No. Cioè questo deve essere formato, esatto, da Daniele Bernardi. Ok? Allora, Daniele Bernardi forma gli operatori che lavorano in banca. Poi l'operatore che lavora in banca
con la formazione che ha ricevuto esterna, a questo punto poi ha un approccio a questo punto nei confronti di, diciamo, Simona, che è il cliente che va in banca e chiede, diverso. Cioè il discorso è, oppure nel momento in cui abbiamo le obbligazioni subordinate, che potenzialmente, qualcuno ha sempre detto, prodotto che potenzialmente va, beh, il prodotto non è sbagliato. È sbagliato se io non so le caratteristiche, le conseguenze, certo, di quel prodotto. Certo. Ok? Chiaro che se io ho 100.000 euro messo tutto sulla stessa obbligazione subordinata e questo mi è successo in banca, e porca miseria. È chiaro che poi non mi fido di nessuno, e allora a quel punto mi metto io a gestire i miei risparmi. Rischiando. E faccio, ok, adesso è il momento di comprare, market time, fra un po' esco, il mercato scende, buy and hold, compro, tengo lì aspettando e sperando non so anche cosa. Certo. E poi magari esco obbligazioni subordinate e mi vado a comprare un titolo azionario di una banca, perché poi può capitare questo, giusto? Certo, ma perché neanche noi siamo schiaffoni formati. A destra e a sinistra, come diceva, ecco, sgiaffone o schiaffone. Quindi è bello il fatto che c'è, se il mercato dei consulenti diventa un mercato di persone formate, è chiaro che poi loro sono il tramite per dare fiducia al risparmiatore che conduce trasmissioni radiofoniche e che ne sa di cosa sono i mercati. Certo. Il tuo mestiere non è sapere cosa fa, no, il mercato, il tuo mestiere è sapere come si conduce una trasmissione radiofonica. E quindi hai una persona con cui è giusto che tu abbia la formazione per fare domande curiose. Poi il resto non puoi farlo te, lo devi fare, anche perché se stai qui 8 ore o stai qui 8 ore o segui i mercati. Un'ultima domanda provocatoria, sì, cioè domanda, no, è un ragionamento su cui possiamo ragionare insieme. Allora, abbiamo parlato della formazione dei consulenti che potremmo trovare in banca, e le società, e se le società private di consulenza mettessero una sorta di sportello, non dico in ogni città perché sarebbe veramente utopistico, ma magari nelle città più grandi, per attirare l'attenzione sulla loro professione, quindi essere riconosciuti, accettati dal pubblico, confermati in qualità di consulenti formati. Insomma, c'è sempre il classico rischio: consegno i soldi al fratello di mio cugino che fa il consulente finanziario e poi scappa alle Hawaii col malloppo. Bravissima. Partiamo dall'ultima tua frase. Quella è la formazione che deve avere ogni singolo cliente. Cioè, ah, ok. Io devo sapere A, B, C, se devo dare dei soldi a un consulente, bonifico intestato all'azienda che emette i prodotti. Denaro contante, non denaro contante, questa è la formazione che... Come faccio a fare in modo di evitare che il cugino scappi, povero cugino, che il cugino scappi alle Bahamas, perché se là si diverte, però scappa i miei soldi e rischia la vita. Quindi come devo fare? Io devo avere, questa è la formazione del cliente, deve sapere alcune regole di base. Forse è un errore di Mr. Trend, non ho mai toccato l'argomento è molto in discussione e ci sarà anche una legge che regolarizza o comunque mette al fianco il consulente indipendente, mm-hmm, cioè il consulente che non ha la casacca banca A, banca C, esatto, è una persona che è esperto di mercati e a questo punto ha un guadagno in base alla prestazione che dà come consulente, e poi dopo ognuno si fa i fondi o si fa gli ETF che suggerisce, ma non ha nessun guadagno, o si dice tecnicamente retrocessione, da parte di quell'azienda. Quindi se io è vendo un tema che non abbiamo mai toccato, probabilmente inizieremo, cercherò, perché è un mercato che si sta formando. Ah, ecco, è qualcosa di nuovo. È un mercato che si sta formando dove c'è questo consulente indipendente, sì, che quindi non è che io vendo i fondi di Mr. Trend e quindi... E prendi la percentuale. Prendo la percentuale dall'azienda Mr. Trend per vendere quei fondi, quindi... C'è un conflitto di interessi. Un pochettino c'è un conflitto di interessi. Tendo conto che su certi prodotti guadagno magari qualche punto percentuale e su altri guadagno lo 0, sempre dalla stessa azienda. Tratteremo in futuro. A questo punto è chiaro che se una parte guadagno il 3 e l'altra parte guadagno 0,5, se riesco a piazzare quella del 3 è meglio, giusto? Certo. Perfetto, guadagno di più. Non tutti fanno così, per fortuna. Ci sono invece poi consulenti indipendenti dove il loro guadagno è dato da una parcella che viene data dal cliente a queste persone per la consulenza. Poi il cliente va a sottoscrivere quei fondi ETF, che lo fa con un conto online, che vada dove vuole farlo, e a questo punto la cosa è diversa. È un mercato che negli altri paesi c'è ed è giusto che ci sia anche qua, proprio per dare più professionalità, perché io ho guadagnato, a prescindere che ti dico di fare un prodotto che potenzialmente poteva darmi una retrocessione del 3 piuttosto, certo, che del 0,5 o del 0,1, per cui non ho più interesse
a sportarti su certi servizi. Il mio guadagno è comunque quello. Torneremo anche su questi argomenti che sono particolarmente sentiti. Noi ringraziamo Mr. Trend anche per questo spazio di chiarimenti, delucidazioni, informazioni, insomma formazione economico-finanziaria. Grazie Mr. Trend. Grazie Simona. E non lo so, lo buttiamo così, non so se sarà vero, magari dai, settimana prossima il nostro ospite magari non è al telefono, non lo so. Vediamo. Lo abbiamo qua, non so. Se riesce a fare un salto avremo l'ospite in studio settimana prossima. Attenzione. Lo diciamo? E poi dopo devi venire per forza. Ma no, lo diciamo. Avremo Francesco Caruso che se riesce viene in studio da noi. Attenzione, una chicca. Poi è successa una cosa qualche mese fa, ragazzi. Lascio così. Buona settimana a tutti. Ferro azzurro ama Anacot acciaio. Anacot acciaio. 10.000 Anacot a 46. E fammi sapere come aprono le opzioni. A quanto le Anacot acciaio? 5 3 quarti 6. 2.000 su. E le vendo 2.000. 2.000 Anacot. Mister Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche. Su RTP. Prima lezione in affari. Non essere emotivo per la borsa. Ti annebbia il giudizio. Anacot acciaio. Che ha chiuso a 51 e un ottavo.